Nella videoricetta di oggi andremo a vedere come realizzare la marmellata senza zuccheri aggiunti e con soli due ingredienti. Se in commercio non trovi la marmellata che fa per te perché contiene troppo zucchero oppure troppi ingredienti aggiunti, ora potrai farla in casa con la frutta che preferisci. Questa marmellata non contiene né zucchero e non richiede neanche cottura, quindi non si può conservare per tanti mesi come la marmellata classica. Infatti ti consiglio di farne poca alla volta e di consumarla entro massimo 4 giorni. In questo video ti farò vedere anche degli esempi per come gustarla al meglio durante le tue colazioni oppure merende. La prima marmellata che andrò a realizzare è quella di lamponi, che è adatta a tutti i gruppi sanguigni. La seconda marmellata invece che faremo è quella di more, adatta soltanto ai gruppi AB e AB. Andiamo a vedere quindi che cosa ci occorre per prepararle. In una ciotola ho aggiunto i lamponi e li ho schiacciati con una forchetta. Poi ho aggiunto anche i semi di chia e ho mescolato molto bene. I semi di chia in questa ricetta hanno la funzione di addensare e quindi rendere la consistenza della frutta simile alla marmellata tradizionale. Poi ho lasciato riposare il composto per almeno 30 minuti fino a quando la marmellata ha raggiunto la consistenza desiderata. Dopodiché l'ho conservata in un barattolo nel frigorifero per massimo 4 giorni. La stessa cosa ho fatto con le more. Le ho aggiunte in una ciotola e le ho schiacciate con la forchetta. Poi ho aggiunto i semi di chia, in questo caso ho aggiunto 10 g di semi in meno perché le mie more appena raccolte contenevano meno succo rispetto ai lamponi. L'ho fatta riposare per 30 minuti, in questo arco di tempo i semi di chia sviluppano il loro gel e quindi addensano la marmellata. Poi l'ho messa in un barattolo e l'ho conservata nel frigorifero. Per servire queste marmellate ho preparato delle semplici omelette sottilissime e le ho farcite. Ho anche aggiunto della granella di mandorle tostate. Un altro modo per gustare queste marmellate è aggiungerle nello yogurt di soia. E poi guarnire con dei semi a piacere. Queste idee sono perfette per le tue colazioni dolci oppure per le merende e sono sicura che anche i più piccoli apprezzeranno. Avete visto quindi come in pochi semplici passi abbiamo realizzato un'ottima marmellata. Voi potrete scegliere la frutta che preferite e realizzarla per le vostre colazioni o merende. Grazie per aver guardato questo video, ricorda di mettere mi piace e di condividere se ti è piaciuta la ricetta. E tu invece quale marmellata preferisci? Diccelo qui nei commenti.